Questo è il plastico della fontana di Piazza Medaglie d'Oro, realizzata da Ulisse Arata, architetto che a Bologna ha operato costruendo e realizzando diverse opere durante il ventennio fascista, grande amico di Leandro Arpinati. Questa è la fontana che adesso poi in realtà non è più una fontana, ma è un giardino praticamente, perché è bombardata durante la guerra, c'era anche un monumento, niente, è stata poi trasformata da fontana in giardino. Siamo in compagnia del Presidente dell'Ordine degli Architetti. Sì, Pier Giorgio Giannelli. Esattamente, buongiorno. E anche insieme a Daniele e Vincenzi, che hanno curato questa mostra che si apre a Palazzo Fava venerdì 14 dicembre. Architetto non conosciutissimo, beh, da voi sì, perché voi siete architetti, studiosi, però cioè, la città non troppo, eppure ci sono sei pezzi, diciamo così, sei opere importanti che hanno resistito nel tempo, magari si sono trasformate, e che voi illustrerete con, no, presenterete con pannelli, con foto recuperate, con disegni, con progetti, con, e anche ovviamente con plastici. Questo per esempio è il plastico dell'Aula Magna di Via Zamboni, l'Aula Magna quindi universitaria di Via Zamboni, che è andata avanti fino a quando non è stata poi restaurata quella di Santa Lucia in Via Castiglione. Un'Aula Magna, questo è il progetto originale, poi sono stati fatti degli interventi nel tempo. Ma insomma, tutte queste cose qua si potrà prendere nella mostra, una mostra che andrà avanti fino al 6 gennaio, vero? Sì, fino al 6 gennaio. Allora, quali sono i pezzi importanti, caratterizzanti, che i bolognesi possono riscoprire e sapere che li ha fatti appunto e progettati, certo, a Arata? Ma sono appunto questi sei pezzi molto particolari, queste sei opere molto particolari che sono state commissionate ad Arata in un dodicennio, dal 23 al 35, in virtù di un rapporto del tutto particolare che aveva con il podestà Arpinati, che tra l'altro era studioso, cioè studente di ingegneria, e quindi insomma un po' si piccava anche di poter progettare lui stesso, tant'è che l'editoriale in una pubblicazione di quegli anni è stato indicato in questa pubblicazione che l'autore era il podestà di Bologna Arpinati. Niente meno che, il litorale sarebbe l'attuale stadio dell'Ara. Arata arriva a Bologna per realizzare delle opere piuttosto importanti, tipo appunto la Casa del Fascio, inizialmente il restauro di Palazzo Fava Ghisilardi. Siamo qua, noi siamo a Palazzo Fava. Siamo, esatto. Durante il ventennio diventò sede del partito del fascio Bologna. E lui ristrutturò tutto, sì, l'impianto. Lui Arpinati era il segretario. Successivamente appunto Arpinati dà inizio a tutta una serie di opere edilizie, la variante del piano regolatore del 1889, e nel 26 varia questa variante in cui la città, al posto che espandersi a est, si espande a ovest, con la prima grande opera che è appunto lo stadio del Littoriale, che è l'impianto sportivo più moderno d'Europa, per eccellenza, 50.000 spettatori, piscina, campi da, esatto, tennis, insomma, un qualcosa di organizzato, vicino al villaggio che arriverà dopo, 2007, esatto, conferma questo indirizzo di modernità e di valenza che il, esatto, settore aveva per ovest, verso Modena, quindi stadio e dopo successivamente Torre di Maratona che serve un attimo a dare questa connotazione molto importante allo stadio, diventa la terza torre di Bologna. Certo. Altra cosa molto importante è che Arata nell'ambito della sua attività architettonica si avvale comunque di artisti che diventano dei collaboratori molto stretti, infatti le opere d'arte si integrano perfettamente all'interno delle opere di Arata. In questo caso c'è la collaborazione con Graziosi che progetta e realizza la statua di Mussolini, la statua equestre di Mussolini, e la Vittoria Alata che è messa in cima al pennone dello stadio. Due elementi scomparsi, uno completamente scomparso, poi fuso, è rimasto solamente la testa, ne parleremo. Sì, ha avuto una storia complessa. La Vittoria Alata è nell'ingresso della tribuna d'onore del Dallara, insomma. Non è più quel simbolo che aveva nella città. Dall'ovest, poi andiamo anche in centro, perché lui ha operato, sì, anche nel centro storico di Bologna. Esatto, nell'ambito dei recuperi edilizi, della ristrutturazione del centro storico, gli viene affidato l'incarico di riprogettare e restaurare il quartiere medievale. Andiamola a vedere intanto, sì. La società di qua. Ah, di qua. Passare, di cui probabilmente Arpinati aveva un ruolo all'interno di questa società, e lui realizza questo edificio particolarmente
interessante anche dal punto di vista delle soluzioni urbanistiche che vengono fatte. Quartiere medievale, lo dicevo, perché poi non è che queste cose qua vengono così, sono così note, cioè tutti conoscono questa zona, queste vie dei Toschi e poi sopra. È proprio lì che è un'architettura per certi versi che si integra o si mimetizza con l'architettura antica preesistente. Certo. E infatti Arata qui in parte recupera e restaura gli edifici esistenti, in parte li ricostruisce secondo un canone legato al canone antico, diciamo, certo, della preesistenza, in parte realizza delle connessioni e delle strutture assolutamente moderne che richiamano proprio anche la torre di Maratona che è coeva. Assolutamente. Questo per esempio, scusate, quindi, questo qua per esempio siamo un quartiere medievale, ma assomiglia moltissimo all'ingresso ai distinti, alla base della torre di Maratona, questa grande galleria che è stata la base della torre, certo, di Maratona. E questi collegamenti sono un'espressione di modernità assoluta perché mantengono compatto e isolato, il quartiere rimane nella sua compattezza, sì, però vengono aperte queste strade urbane, questi passaggi urbani che entrano all'interno degli edifici e mettono in connessione delle strade e degli spazi che prima non erano connessi. Qui accanto c'è il Palazzo delle Poste che è diventato un punto importante della città, si collega in questo modo quindi attraverso il portico della morte, certo, alla Piazza Maggiore, e quindi questo rappresenta appunto un intervento a livello urbanistico molto avanzato. Molto avanzato. E qui accanto che abbiamo la Casa delle Fasce, l'abbiamo già detto, insomma, questa è rimasta solamente la cancellata. Quello che è rimasto, certo, impulito qui nell'originale, si notavano questi elementi, erano i fasci ovviamente, con gli scuri, che compaiono anche, sì, qua, questa è la foto questi debole, questi sono stati ripuliti, nel senso che la scura, come, sì, in tante opere in quel periodo, diciamo che i simboli di quello sono stati cancellati. Diciamo che l'intervento nella Casa del Fascio, questo lo vediamo, era l'assetto dopo l'intervento di Arata, qui sopra in realtà anche dopo i suoi restauri c'erano delle sopraelevazioni, che sono state però eliminate nell'80 con il restauro che ha fatto l'ufficio tecnico del Comune. Benissimo, e questo è quanto. E questa è Scuola di Arti e Mestieri, è un progetto che è rimasto incompiuto, okay, c'erano varie soluzioni, un impianto molto dove esteso, doveva essere realizzato questo? Caprara, dove adesso c'è l'ospedale maggiore in pratica, okay. E questo era per dire che proprio questo indirizzo che Arpinati aveva dato e che era stato secondato da Arata, sì, un programma edificatorio che voleva dare delle indicazioni precise su quelle che erano anche le connessioni tra l'architettura, la tecnica e l'arte, il saper fare le cose, bene, si esprime anche in questo progetto, certo, realizzato. Che voleva connettere un po' queste figure, questi sviluppi professionali. Un altro progetto non realizzato è lo stadio di Roma, sì, lo stadio di Roma degli anni 30, lui lo progetta, esatto, non verrà mai realizzato. Esatto. Lui lo progetta grazie al fatto che Arpinati nel frattempo è diventato sottosegretario degli interni e presidente del CONI, presidente della FIGC e del CONI. E del CONI, insomma, potenza. E chiama Arpinati a realizzare il grande stadio di Roma. Esattamente, Bologna vince un sacco di scudetti in quel periodo. Sì, che poi invece non utilizzano. Ancora un'altra opera particolare di Arata a Bologna. Ecco, questa se vogliamo è quella che ci è arrivata più integra, sì, a parte ovviamente la scritta è stata ripulita, diciamo, non c'è stata eliminata ma gli apparati plastici